Ragazzi e ragazze, anche oggi iniziamo questo vlog con me davanti allo specchio mentre mi preparo perché non ho tantissimo tempo. Sono d'accordo con Giulia, una mia amica, quella che è la bimba, e siamo d'accordo per trovarci per andare a pranzo. Andiamo al sushi, sono contentissima. Ieri avevo una voglia di sushi pazza, ma non l'ho ordinato perché appunto oggi andavamo a mangiarlo a pranzo, quindi sono particolarmente felice. In realtà questo trucco sarà particolarmente veloce perché non ho tantissimo tempo e non voglio assolutamente far tardi, farla aspettare. In realtà questa mattina mi hanno detto via mail che dovrei andare a Milano domani. Aiuto, acqua che mi gocciola. Che dovrei andare a Milano domani. Era una cosa che già mi avevano preannunciato, ma pensavo poi non se ne facesse niente. Invece sembra proprio che appunto domani dovremo partire. Adesso, siccome abbiamo soltanto un giorno di preavviso, ovviamente Tomas adesso è sul lavoro, sto cercando di vedere se perché gli sono avanzati ancora qualche gli è avanzato ancora qualche giorno per quanto riguarda il 2017 per insomma come ferie, quindi sto vedendo però se con così poco preavviso gliele danno le ferie, così può prendersi domani metà giornata e dopodomani un giorno. E, mi piace sempre viaggiare con Tomas, non voglio mai essere sola, anche se potrei tranquillamente andare, non ho paura di viaggiare da sola, niente del genere, ma appunto sono sempre più contenta se c'è lui. E l'unica cosa che mi dispiace è che comunque, essendo una specie di... Dovrei presenziare praticamente ad un evento e da quanto ho capito è un evento aperto, quindi avrei potuto anche, anzi la mia intenzione era di avvisarvi in modo che voi poteste venire a salutarmi e insomma comunque per incontrarvi. Invece alla fin fine in un giorno non riuscirei nemmeno a fare un video e a caricarlo con l'annuncio di questo incontro, quindi mi dispiace perché mi piace sempre tanto incontrarvi e non ho tantissime possibilità di organizzare, quindi peccato perché mi sarebbe piaciuto molto. Però appunto, ripeto, non so nemmeno se ci andiamo. Tra l'altro, domani dovremo portare l'auto dal meccanico. Quindi, se veramente andiamo a Milano domani, dovrei prima portare l'auto dal meccanico, poi andare a prendere il treno, anche se stavo pensando di organizzare in modo da portare la macchina già oggi e domani invece andare in stazione con il taxi senza doversi alzare prestissimo e complicarsi la vita. Penso che sarebbe molto più semplice fare così. Tra l'altro oggi dobbiamo andare anche a fare la spesa, assolutamente, perché cioè, il nostro frigo è vuoto, con la scusa che siamo sempre in giro. Non facciamo mai la spesa e il risultato è che non c'è assolutamente niente. Quindi sto anche cercando di truccarmi il più veloce possibile. Ah, è fantastico avere la Beauty Blender. Se avete visto il video di ieri sapete perché. E sto apprezzando tantissimo il fatto di avere la Beauty Blender. Voi non avete idea. Non avete idea, è fantastica. I love you, Beauty Blender. In generale anche i pennelli, che mi sono mancati tanto ieri, ma più precisamente davvero proprio la Beauty Blender. Ah, e poi volevo dirvi perché in tanti mi avete chiesto: ma qual era il gioco che stavate giocando a carte nel vlog di Cortina? Ma che gioco è? Sembra carino, ma io non l'ho mai visto. Allora, quello è un gioco che ci ha insegnato la nostra amica Nancy, che lei è greca. Come sapete, visto che abbiamo fatto la ricetta delle patate al forno alla greca, però non. Ed è appunto un gioco che ci ha insegnato lei e che si chiama Game. Ci diceva che è un gioco che loro lì giocano, insomma, da bimbi, da ragazzi e si divertono un sacco perché avete visto, è molto, come dire, competitivo, ma ci si diverte. E appunto si chiama Game, magari un giorno ve lo insegniamo per bene, così se volete giocare potete farlo. E ci siamo divertiti molto a giocare a quel gioco, è semplice, però appunto divertente. Non so se esiste un equivalente di questo gioco in Italia, non sono sicura. Alcune di voi mi hanno detto di sì, se sì scrivetemi qua sotto nei commenti. L'ho fatto, ho trovato un parcheggio, il che non è stato semplice. Sono quasi arrivata al ristorante, la mia amica mi ha scritto che è entrata, adesso è andata a sedersi quindi sono contenta perché ho fatto tipo solo 3 minuti di ritardo. Comunque vi faccio vedere il mio outfit di oggi, per la gente che mi guarda strano, lo vedete signore, no? L'outfit di oggi è
il cappotto cammello super super caldo, ma lo tengo aperto perché fa veramente caldo. Poi questo maglioncino bianco di ASOS, che è molto carino, è oversize e quindi l'ho fermato qui alla cintura. Jeans di ASOS, sì, con gli strappi alle ginocchia. E poi le mie scarpe Gucci e la borsa boy bag, però questa è cammello. È la prima volta praticamente che non metto quella nera oggi. Siamo al ristorante giapponese, eccoci qua. Questa è la mia amica Giulia, ciao. Ciao. E questa è la bimba, sì. Oggi sta facendo particolarmente stretching. Particolarmente stretching, no, adesso no, adesso no. Dopo vi faccio vedere lo stretching. E intanto stiamo scegliendo. Ah, eccola, 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 stretching di nuovo. Però è bravissima, non piange mai. Allora, nigiri, 6 col salmone. 6 col salmone? 6. Ok, c'è che. 6 nigiri col salmone. Quindi ne diamo 12. 12. Direttamente. E poi una miso soup c'è qua? Sì, una miso, 7. Prendiamo anche gli edamame, che è il numero 9. Che sono i 6 germogli, no, i semi di soia dovrebbero essere, giusto? Di solito mi prende il dito e se lo mette in bocca. Poi ho preso il tempura rolls, che sono con il gambero fritto e l'avocado. E poi abbiamo preso i sakemaki, come al solito, con il salmone, l'alga. Giulia ha preso anche il temaki, che è il kono, che non è male, però non so perché non lo prendo mai. E sì, poi gli edamame e i nigiri. E poi vediamo. Eccoci, è arrivato il sushi. Questi sono gli edamame, che abbiamo già mangiato metà. I nigiri al salmone, melanzino e gambero. E sono arrivati anche i nostri roll con il gambero fritto. Sembrano buonissimi. In vacation time. Bravissima, perché si è addormentata con la luce e la musica. Lei dorme. Oh, falso allarme. La cosa più bella sono gli hug. Sono troppo belli. In vacation ready. Stiamo passando per i mercatini di Natale. Che buon profumo. Mandorle? No, no, no. Andiamo direttamente a mangiare le frappè. Il caramelle gommose. Caramelle gommose, che buono. Profumati artigianali. Yeah, tutte le decorazioni. Belle ste casettine così, però. Questa era la più bella, molto natalizia. Giocattoli. Oddio, guarda, comprerei tutte le robe natalizie. Basta che ci sia un po' di rosso, un fiocco di neve, bellissimo. Guarda questo, con gli animaletti, che carino. Quelle sono un po' più dark, non c'entra tanto. Che carino. Let it snow, oh, let it snow, let it snow. Non so, ma profumo buonissimo. Sapone, credo. Polvere di cera vegetale, realizza la tua candela. Che figo. Profuma in una maniera incredibile. Buonissimo. Oddio, gli sci. Il gingillo con gli sci. Anche questi cappellini con due pompon mi piacciono. No, con due pompon. Con due pompon. Perché uno... Ormai è sorpassato. Sì, bisogna averne due. Oh. Ciabatte calde. Le cose per me, veramente. Le cose per la nonna e per Nicole. Dolci, andiamo via. Via. E qua? Altri dolci. Oddio.
No, questi sono ancora più pericolosi. Andiamo via. Siamo venute, se seguite i miei vlog già lo conoscete questo frappè, perché è il più buono di Trieste. E la volta scorsa siamo venute qua e ci hanno chiuso la porta in faccia praticamente, quindi oggi siamo ritornate. E notare la consistenza, ragazzi. Io ho preso cioccolata e Giulia ha preso nocciola. Cioè, guardate che roba. È sempre il frappè più buono del mondo questo. La cremosità. La cremosità. E poi il rumore che fa il cucchiaino nel bicchiere. Cioè, inconfondibile. Allora? Oddio, no, il mio non ci sta. Il tuo è più denso. È il mio più cremoso. No! Sì? Sì? Signor Garudemer, sono tornata a casa e come al solito c'è tutta la... Lui mi deve raccontare tutto quello che è successo quando io non c'ero. Cos'è successo? E la gatta? E la gatta? La gatta non gioca con te? Cosa hai fatto, Garudemer? Hai giocato con la gatta? Hai fatto nana? Hai fatto papà? Cosa hai fatto, Garudemer? Sì? Sei bravissimo, sei bravissimo, sei il gattino più bello che esiste in tutto il mondo, sei solo tu il mio gattino bellissimo, sì. È arrivato questo pacco, tra l'altro, che devo ancora scoprire che cosa contiene. Se Garudemer mi lascia in pace. Lui viene sempre a salutarmi quando arrivo a casa, la gatta mai. Comunque... Novità, novità, Tomas è riuscito a prendere ferie sul lavoro, yes, quindi domani si va a Milano e in realtà appunto ho preso soltanto un giorno di ferie per domani 2 o 3 ore libere, perché riusciamo a prendere un treno un pochino più tardi in modo da appunto prendere domani tutto un giorno di ferie, così non ha finito le ferie di quest'anno, gli rimangono ancora da utilizzare o per tutto il mese di dicembre o per il prossimo anno, cosa che mi rende molto molto felice. Adesso, visto che qui è ancora aperta la finestra e devo anche rifare il letto, chiudiamo tutto e niente, praticamente adesso dobbiamo portare la macchina dal meccanico, veramente vlog molto casalinghi e molto pratici, ma la mia vita quotidiana non è sempre molto glamour e stylish, vi sarete accorti, come quando vado agli eventi o ai viaggi, o... viaggio o ai viaggi, e in realtà appunto adesso devo, staremo a Milano soltanto una notte, mi dispiace un sacco di non avervi potuto, cioè di non essere riuscita ad avvisarvi per poter organizzare qualcosa a Milano, ma appunto mi hanno avvisata 24 ore prima della partenza e ho pensato anche di mandare su un video con l'annuncio, ma ora che lo edito e lo metto online sarebbe praticamente domani, quindi niente da fare, ma lo sapete che se riesco ad organizzare qualche incontro lo faccio super super volentieri, quindi sicuramente ci sarà un'altra occasione. Quindi adesso praticamente io metto a caricare il video che ho già montato praticamente stanotte, quindi metto a caricare il video in modo che... sono questi rumori sospetti. Saranno i lavori giù, quindi adesso metto a caricare il video in modo che sia online alle 17:30 e poi noi andiamo a portare la macchina dal meccanico, perché domani ovviamente se siamo a Milano non possiamo portarla, quindi la lasciamo direttamente là oggi e poi andremo a ritirarla dopodomani. Sì, quando torniamo da Milano pomeriggio, se riusciamo, se no il giorno dopo ancora. Quindi questo è quanto, a volte la mia vita è così, non è molto glamour, stylish e ci sono cose pratiche da dover organizzare, perché spesso capita che mi avvisino tipo un giorno prima e poi devo fare la valigia e partire velocissimo per qualche progetto, quindi questo è uno di quei giorni e questo è quanto. Adesso faccio il letto, aspetto che torni Tomas perché è andato dal dentista dopo il lavoro e poi si riesce. Ok, ho messo a caricare il video e andrà online, se riesco cerco sempre di caricarle alle 17:30, quindi andrà online alle 17:30, ma adesso sono le 16:36, quindi nel frattempo il video si caricherà e noi invece, mi fa troppo ridere l'anteprima che ho messo stavolta, help, e noi invece adesso usciamo e portiamo la macchina dal meccanico e qui c'è Pupetto! La macchina o il trattore? Il trattore? Forse il trattore. Sapete, ecco, adesso sei a fuoco. E sapete chi lo guida? Chi? Tu. Nicole. Io guido il trattore? Veramente? Oh là là! Ma mi ci vedete a me che guido un trattore? No, voi dovete sapere che praticamente il sogno segreto, il sogno nel cassetto di Tomas sarebbe avere una fattoria con pecore, cavalli, mucche
Non mucche, non mucche. No mucche, no. Pecore, cavalli. Cani. Cani. Gatti. No, gatti no. Gatti! Ok, gatti. E poi guidare il trattore. Aveva con la Jeep. La Jeep. Con bisogna avere. E il trattore. Sì. Non è che si può stare senza trattore, voglio dire. No. Sfigati. Se non avete il trattore? Sfigati! Cioè, e poi... giusto per dirvi, se io devo andare in bar la sera... In bar la sera va lui. Vado con il trattore davanti. Ah, vai col trattore? Sì, E le pecore lascia a casa? È ovvio. Ah, giusto. Com'è? No, ma non è a casa, questo è tutto una... Un maneggio enorme. Zona, sì. Una zona. Sì. Certo, sicuro. Con i gatti però? In casa. Ovvio, in casa. Certo. Comunque oggi mi è venuta una stranissima irritazione che non so che cosa sia. Se riuscite a vederla. E ce l'ho già da 3 ore. Quando vi dico che la mia pelle è strana e ha irritazioni un giorno sì e giorno e un giorno pure, questo è quello che intendo. Oggi questa è l'irritazione del giorno, che c'è sia sotto che sopra. Sopra non si vede tanto, sotto sì. Hai visto, pupetto? Guarda. Cosa? Ah, cavolo. Non so che cos'è. Ed è anche dall'altra parte, guarda. Non si vede tanto in videocamera. Sì. Questo in sloveno si dice lisciai. Cos'è lisciai? Lisciai è tipo quando hai un arrossamento. Sì, ma capisci che non so che cosa sia? Non è strana sta roba? Boh, non lo so. Per fortuna che la mia amica è dermatologa, se non se ne va posso chiederle consiglio. Boh. Una volta mi preoccupavo per queste cose, poi ho capito che la mia pelle è sfigata di suo e ogni tanto capita. Tonni miei, tu non lasciarmi mai. Patatone. Non lasciarmi. Siamo tornati dal meccanico e siamo passati qua in farmacia e la farmacista ci ha riconosciuti e abbiamo fatto un video messaggio sul suo cellulare per sua figlia, che spero sarà contenta. Arianna, ciao Arianna, se ciao, mi segui e tua mamma lavora in questa farmacia, abbiamo appena fatto un video per te. E adesso invece siamo venuti qua ai mercatini di Natale. Tomas voleva cercare i macaron, ci hanno riconosciuti anche allo stand dove c'erano, ma c'erano i macaron quelli profumati per gli armadi, invece Tomas voleva i macaron quelli che si mangiano. No? Sì, sì. Sostanzialmente, infatti il suo primo commento è stato si mangiano? No, ma forse li troviamo. E un'altra cosa, volevo vedere se riusciamo a trovare qualcosa per stasera. Non abbiamo niente da mangiare sinceramente. Nel frattempo il mio video è andato online perché sono le 6, le 5 e mezza è andato online. Vediamo che cosa ci propongono. Oh, le caramelle. Oh. Tomas sta ordinando la cena. Notare. Ha già detto che quel panino è troppo piccolo. Si è già lamentato che è troppo piccolo. Ah? Infatti ho visto te. Buonissimo. Metti ancora un poco, metti ancora un poco. Ma Tomas! Mi piace. Io invece prendo il panino col prosciutto cotto. Siamo tornati finalmente a casetta e volevo farvi vedere che cosa c'era nel pacco che abbiamo ricevuto prima. E ci sono un sacco di prodottini. Wow, di questo marchio che devo dire non conoscevo. Gel purificante. Oh, che carina! È una pianta grassa. Oh, non stavo inquadrando. È una pianta, credo semigrassa sia questa. Sì, credo sia semigrassa. Che carina, che bel pacchetto. Che cosa c'è? Oh, un olio per capelli nutriente. Una crema mani e unghie che fa sempre sempre comodo. Questo che cos'è? Oh, crema antirughe. Fluido opacizzante. Wow. Oh, un burro cacao carino. E poi c'è un siero, una crema idratante e questa. Oh, acqua micellare. Amo quando mi mandano le acque micellari perché ne ho sempre bisogno, disperato. Questo era il gel di prima. E poi questo che cos'è? Questo è una, oh, una lozione, anche questa idratante. E poi questo è un hydrating water mist. Quindi un'acqua, una specie di spray idratante. Un po' tipo l'acqua micellare, credo, suppongo. Wow, wow, wow. Quindi grazie a
questo brand Jouaé, che non so pronunciare ma credo sia della stessa famiglia di Lierac, perché è stato un regalo molto carino. E di là c'è Gato Denver che continua a piangere. Vieni qua Gato Denver, vieni qua Gato Denver, vieni qua Gato Denver, sei mio carino. Duro bianco, duro bianco, tu sei duro bianco, sempre piangi tu e sempre parli. Ciao patatone. Ciao. Miau, miau. Tu devi sempre carezzare prima me quando torni a casa. Devi fare nient'altro. Sì. Sì. E i bacini. E i bacini, questo casino duro bianco un po' arancione. Sto dando i dolcetti a Gatto Denver. Questo è il cassetto dei gatti. E mia mamma tra l'altro continua a comprargli tutte le schifezze possibili, tipo questi bocconcini al formaggio, o tipo questi all'erba gatta non mette a fuoco. Ok, questi qua. Adesso vedrete com'è pazzo Denver per ste robe. Per ste robe qua. Gatto Denver. Aspetta. Quante te ne... Non te ne posso dare tutte, Gatto Denver. Già te ne ho date due. Ok. To. To. Basta, è già sparita, ammazza. Non mastichi tu, Denver. La differenza tra i cani e i gatti. I cani gli dici, sdraiati, giù, e lo fanno. I gatti ti guardano come dire, fallo tu. Gatto Denver, seduto, bravissimo. To. Che cosa vuoi? Vuoi anche questi al formaggio? To. Denver impazzisce per questi al formaggio. E lui ama tutti i latticini. Che buono. Non mastica neanche, cioè... Butta giù. Basta adesso Gatto Denver. Te l'ho dati un sacco. Basta. Diventerai cicciottello. Diventerai tutto ciccione. Nel frattempo, richiudiamo tutto bene qua. Nel frattempo sto cucinando, nel senso che sto scaldando la minestra che ci ha preparato la mia mamma mentre eravamo a Cortina, e ci ha portato la minestra. È la mia preferita, da piccola la chiamavo la minestra arancione. È una minestra in realtà con patate, carote, sedano, cipolla, che deve essere tagliuzzata piccola piccola, non si deve vedere altrimenti non la mangio. E mentre si scalda, poi qui abbiamo anche, Tomas si è preso due panini con salsiccia, porchetta, di tutto. Io ne ho preso uno invece con prosciutto cotto tagliato a mano. Adesso nel frattempo rispondo alle email. Tra l'altro poco fa ho mangiato il 12° cioccolatino e volevo farvi vedere, era un cavallino oggi, perché ogni giorno guardo c'è un'immagine diversa, oggi era un cavallino. Sì. Ok, è pronta la nostra minestra, abbiamo anche il parmigiano che adesso si scioglierà se non faccio un disastro. Buon appetito. Grazie tanto. Mentre Tomas finisce di leggere il giornale, tra l'altro mi è andato via tutto rossetto, non fateci caso. Adesso prepareremo la valigia. In realtà stiamo a Milano soltanto una notte, quindi domani mi vesto, dal treno poi andiamo direttamente all'evento, che sarà da Sephora. E quindi ho bisogno di portare solo un cambio praticamente per il giorno dopo, perché poi ci alziamo, andiamo direttamente in stazione e torniamo a casa. Quindi sì, appunto, un outfit e... qualcosa per dormire praticamente, il beauty case. Oh, ciao Gatto Denver. Quando vede che tiro fuori la valigia si preoccupa subito. Gatto Denver, non ti preoccupare, andiamo domani e torniamo dopo domani. Mio piccolo gattino tutto bianco. Non so se mettere le Valentino domani, perché ho guardato le previsioni a Milano, fa freddo ma in realtà c'è il sole, quindi sono scamosciate, ma potrei anche metterle. Che cosa ne dite? Ci sto pensando davvero. Ok, alla fine ho fatto la valigia, ho portato praticamente soltanto il cambio di maglia, perché domani metto un paio di jeans puliti, metterò questi, no, sì, questi. E quindi in realtà poi appunto il giorno dopo metterò gli stessi jeans, però cambierò ovviamente la maglia e anche quella sotto.
come scarpe metterò queste, che sono le Gucci che ho indossato anche oggi, anche se sta comparendo una... Forse dovrei lasciare, cioè aprire i lacci, sciogliere i lacci prima di metterle, perché altrimenti poi si formano ste robe qua. Però mi piacciono un sacco queste scarpe, sono davvero felice di averle prese, le uso tantissimo, sia queste che le Valentino. E salute pupetto! Poi metterò questo cappotto, perché appunto ho visto che a Milano fa freddino. Metterò di nuovo la boy bag scura e... Basta sostanzialmente, questo è quanto, ho già preparato tutto il resto, il beauty case è pronto, abbiamo le cosine di entrambi, tutto mini size, qui c'è la nostra biancheria pulita che è questo beauty case, tipo questa bustina in cotone di Dior. Sì, dentro c'è la biancheria. E invece i trucchi li userò domani mattina per fare il trucco prima di partire, dopodiché li metterò in valigia. Sto guardando un po' le iene, un po' di zapping, un po' il programma di Vonolis e tra un po' invece andremo a nanna, credo, potrebbe essere più tardi. Per dormire qua, stare sdraiati. Sì. Io e la Mishka. Io e la tua Mishka. Io e il mio... Cosa buona. Sono ricominciate le iene. Poi mi metterò il montaggio del video vlog di oggi, così per domani è pronto. Io mi sono messa ad editare il video di domani e qualcuno si è posizionato praticamente tra me e il computer. Caro Denver. E lui deve stare così a fare le fuse, fai pru 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 e fai il pane con le mani. Fai il pane con le mani, Garou Never. Oh, mio carino tutto bianco. Hai la pancia tutta bianca. E stai diventando di nuovo ciccione. Guarda che pancia che hai. Cos'è sta roba? Che bacini, bacini. Che mio rendino tutto bianco. Si spalma il gel sul ginocchio e intanto canta. Basta! Sonze, udrughi rocchi, slati, please. Oh cacchio, è passato alla seconda strofa. Siamo spacciati. Grei osmano ti ado conza ti gashirne. Ok, basta, finita. Jaspa poi da ina seje. Rompiamo le balle a Tomasi. When i rocchi non si sonze, u drugi rocchi slati please. Bravo! Bravissimo! Bene, questa era la canzoncina della buonanotte, giusto? Sì. Ok. Buonanotte, Max. Buonanotte. Vado a tonscolo. Buonanotte, ragazzi. Andiamo. Noi andiamo a nanna, domani si va a Milano. E voi ovviamente no, venite no, con scusa, noi. Scusa, ah, scusa, scusa, scusa. Non no, no, si va a Milano. Ah, giusto. Si va a Milans. A Milans? Ah, a proposito, volevo dire. Questo in inglese. Alcune... Questo in inglese. Ovviamente, non avevo dubbi, cioè. No, perché alcune hanno detto come si dice, perché stanno chiedendo, praticamente vogliono lezioni di inglese da te. Hanno bisogno delle tue lezioni di inglese. Quindi, praticamente, una ragazza ti ha chiesto come si dice andiamo a pattinare e ha scritto andiams a... Patinars? Come si dice? Perché tu ieri mi hai detto che ha sbagliato e vi deve correggere, Tomas. Ve lo dico, ti deve correggere. Come si dice andiamo a pattinare? Andiams. Giusto. E qui ci hai azzeccato, brava. A pattinare. To patiners. Oh, andiams to patiners. Yeah. Ma ieri hai detto che non è patiners. Ieri hai detto un'altra cosa, però. Cosa ho detto? Un altro verbo hai detto. Patiners l'hai detto in un modo diverso. Però questo inglese cambia di giorno in giorno, dovete sapere, no, per no, questo no, è così complicato, no, ah no, scusa. Aspetta,
Patinating? Patinating, no. No, no, no. Però sembra un'altra cosa. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Non mi ricordo, però mi sa che hai detto che non era patiners. Però oggi è patiners. Domani può essere che sia già cambiato. È una lingua che si evolve. Forse è patinating. Ma no, dai! Patinating. È una lingua in evoluzione, in continua evoluzione, forse... tanto che cambia di giorno in giorno. Come si dice andiamo a dormire? Un momento di silenzio e preparazione, per cortesia, è che è un momento serio adesso. Allora, da we're going si ride, to sleep, si scherza. Da we're going to sleep. Cos'è sto scempio? Si passa a... Andiamo a dormire. Sempre andiams. 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 To dormirs. To dormirs. Dormirs. Questa R è molto British. It's really English. English. The best English. The best English. Yeah. Andians at dormirs. E buonanotte. I think that this English is from Oxford. From Oxford? Yeah. I was sure of it. E come si dice buonanotte? Buonanotte a tutti. E vi lasciamo con l'inglese di Tomas. Buon note. No, quello sono le note. Ah, scusa. E sono ancora ignorante, io sono appena a livello 1, insomma, cioè, non è che posso sapere tutto. Buonanotte a tutti. Lechnos. Ma questo è sloveno. E in italiano, inglese? Buon notes. Ok, a tutti. A tutti. Buon notes a tutti. Questo è un po' strano, come è uscito un po' strano. Comunque ringraziamo il nostro professore d'inglese. Grazie, grazie professore che è venuto a darci questa lezione. La ringraziamo tutti. Grazie. E arrivederci. 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 Scusi la mia ignoranza. Bravissimo.